Un vero peccato perché per un episodio che abbiamo sbagliato abbiamo compromesso una partita che potevamo gestire perché fino a quel momento lì stavamo gestendola bene, avevamo avuto anche la possibilità di passare in vantaggio. L'episodio ci ha condannato, non c'è niente da fare, abbiamo avuto anche la possibilità alla fine di pareggiare, non ci siamo riusciti. Niente, un vero peccato Primo per... tempo però sottotono Pillon, nel secondo invece il Pescara è cresciuto. È Sì. stata una scelta quella di impostare la partita un po' in maniera guardinga o no? No, no, noi volevamo giocare diversamente la partita, forse la tensione, forse la bravura anche dell'avversario ci ha messo un po' in difficoltà, però nella seconda parte la mia squadra è venuta fuori bene. Un vero peccato, una grossa delusione. Mister, ovviamente si parlerà nelle prossime ore anche del futuro, che cosa si sente di dire, finisce qui la sua esperienza a Pescara oppure... Sì, la mia esperienza a Pescara finisce qui. Nel senso che credo che sia giusto che la società vada avanti con un altro allenatore, facciano delle scelte diverse, ricrei un nuovo entusiasmo ed è giusto così, condivido appieno, è giusto che la società faccia questa cosa qui. Io ho dato il massimo di quello che potevo dare, ringrazio tutti, ringrazio la tifoseria che mi è sempre stata vicina, ringrazio soprattutto i giocatori che sono sempre stati leali nei miei confronti. Ringrazio Giorgio Repetto, che è la persona che mi ha voluto e che mi è sempre stata vicino in questi momenti anche difficili che ci sono stati. E ringrazio la società che mi ha tenuto qui. Anche se ultimamente, insomma, i botta e risposta con il Presidente sono diventati un po' una costante, no? Ma io ho sempre rispettato le idee del Presidente, il suo modo di fare, io rispetto tutti, perciò ho sempre cercato di rispettare quello che diceva il Presidente, però io ho sempre fatto quello che dovevo fare, ho fatto l'allenatore con le mie scelte anche sbagliate, come volete voi, col mio modo di fare. Mi rimane un grande rammarico non essere riuscito a portare la squadra a una finale che ci meritavamo. È un enorme dispiacere da parte mia, questo sì. Al di là del rammarico, che cosa le resta di Pescara, dei pescaresi, della squadra e via discorrendo? Mi resta l'affetto della gente che mi ha voluto sempre bene anche nei momenti di grande difficoltà. Ho solo questo dispiacere, non essere riuscito ad accontentare la gente e a portare la squadra in finale. Ma vi ringrazio di cuore, so che ho avuto l'apporto anche vostro, di voi giornalisti che mi sempre state in modo simpatico nelle nostre conferenze, siamo sempre stati cordiali da ambe le parti, perciò mi sono trovato benissimo con voi, mi sono trovato bene soprattutto con l'affetto della gente, con la squadra, perciò io ho un grandissimo dispiacere questa sera, veramente, non so, una delle più grandi delusioni da quando faccio l'allenatore. Purtroppo è andata in questo modo e me ne dispiace molto.